Si è conclusa al ritmo di samba e a suoni di balli di gruppo la due giorni di evento organizzata dall'amministrazione comunale di Cutro per festeggiare il Carnevale 2012. Una festa dedicata ai più piccoli, ma che ha coinvolto mamma e papà che nell'ultima serata si sono mischiati insieme ai figli in un lungo trenino coperti da una pioggia di coriandoli e stelle filanti, ballando le note del celebre brano carnevalesco Disco Samba. I festeggiamenti sono iniziati nella mattinata di domenica 19 febbraio. Sulla scacchiera gigante in piazza Gio Leonardo di Bona, i bimbi in maschera sono stati accolti da due simpaticissimi clown che hanno intrattenuto i piccoli mascherati con scherzi, giochi e regalato palloncini. Nel pomeriggio, all'interno della sala polivalente Falcone Borsellino, i bambini in costume di carnevale, dopo aver ricevuto in omaggio sacchetti di coriandoli, hanno assistito allo spettacolo proposto dagli artisti del Teatrino dei Burattini. Al termine, tutti in pista a ballare a suon di trombette e lanciando per aria coriandoli e stelle filanti. Martedì Grasso è stata l'ultima giornata di festa. All'interno della sala polivalente Falcone Borsellino, a presentare la serata conclusiva è stata Stefania Scarfone, giovanissima ragazza di Cutro con la passione per il canto. Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno contribuito affinché anche quest'anno a Cutro si potesse festeggiare il carnevale, la giovane presentatrice ha lasciato la parola al sindaco Salvatore Migale, il quale ha fatto un breve saluto complimentandosi con gli organizzatori del carnevale. Diamo la parola al nostro sindaco. Brevemente, perché dobbiamo seguire lo spettacolo. Questa sera è una festa di carnevale, si può dire una festa in famiglia allargata alla comunità, e l'abbiamo indovinata anche perché fuori c'è una riunione, quindi sicuramente ci divertiremo, perché questi meravigliosi bambini seguiti dalle insegnanti faranno un bellissimo spettacolo. Noi lo seguiremo. Ringraziamo tutti per la collaborazione, in particolare vorrei ringraziare l'assessore Squillace, che è stato veramente il cuore di questa manifestazione, l'assessore Lorenzale, il vice sindaco, la signora Cuccio e il signor Pepe. E ringraziamo tutti voi per questa bella partecipazione. Grazie. La ricca scaletta ha visto esibire i ragazzi della scuola elementare Il Puttino, che seguiti dalle insegnanti hanno regalato un'ora e mezza di canti, balli, recite e poesie, rispecchiando la tradizione del carnevale e regalando gioia ed allegria a tutte le persone presenti. Ricca di significato è stata la danza dei popoli, introdotta da balli tradizionali e conclusasi con l'ingresso di una bambina, che sostenendo il mondo tra le mani veniva protetta dalla bandiera della pace esposta dalle altre bimbe in rappresentanza delle diverse nazionalità. Emozionante il duetto musicale del brano Un cuore malato proposto da Stefania Scarfone e Lorenzo Talarico. Presenti alla serata finale del Carnevale 2012, il vice sindaco Saverio Vasapollo e gli assessori del comune di Cutro, Antonio Lorenzano e Gaetano Squillace, che, soddisfatti della riuscita dell'evento, si sono fatti coinvolgere dall'entusiasmo dei bambini. Lorenzano è intervenuto ringraziando le insegnanti per la dedizione e l'impegno che hanno profuso al fine di regalare un momento di crescita sociale ai piccoli protagonisti della serata, e si è congratulato con i bambini per il bellissimo spettacolo che hanno offerto. Infine, l'assessore Squillace, che ha curato nei minimi dettagli l'organizzazione del carnevale, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, dando un valido contributo per la riuscita dell'evento. In particolare, dice Squillace, voglio ringraziare la dottoressa Silvana Curcio e Salvatore Perri del comune di Cutro, il corpo dei vigili urbani, comandati da Aquilino Galdì per aver garantito il servizio d'ordine, Paolo Sestito, Giuseppe Arcuri e Alberto Olivo, che mi hanno aiutato nell'organizzare i vari eventi.